Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi porteremo una serie che mi ha colpito veramente tanto nella prima stagione, è uscita la seconda da poco e diciamo che me l'hanno un po' rovinata, perché si prospettava essere una delle serie più carine degli ultimi tempi, adesso non lo è più. Sto parlando di Hunters, soprannominata anche da me e un mio amico gli Ebrangers, perché sono gli Avengers ebrei che vanno a caccia di nazisti. E possiamo andare avanti con trama, personaggi e obiettivo. Allora, la trama è: questo ragazzo protagonista, Jonah, ha la nonna sopravvissuta ai campi. Un giorno viene uccisa, senza motivo, così. Viene contattato da questo amico della nonna, che gli dice che ci sono nazisti rifugiati in America, che la giustizia non funziona, che la nonna è stata uccisa da un nazista, tutte cose insomma che poi portano il ragazzo a entrare in questa squad di ebrei che ammazza i nazisti. Non sono tutti proprio ebrei, a dir la verità, c'è anche tipo un giapponese, una nera, beh insomma sono gli anni 70-80, quindi comunque tutte minoranze, insomma, che fanno fronte comune contro il nazismo. Ok. Piccolo spoiler, quindi saltate un po' avanti se non lo volete. L'amico della nonna, che è Al Pacino, alla fine si scopre essere il cattivo. E quindi viene ucciso da Jonah, perché naturalmente vede che è un nazista, quindi lo via l'ammazza. C'è senso. E c'entra anche con la morte della nonna, quindi ci sta. Al Pacino secondo me è un personaggio carino, perché comunque si vede fin dall'inizio che lui odia profondamente i nazisti, ma sotto sotto quindi odia anche se stesso, perché è diciamo un pentito di guerra da quel che ho capito. La trama della seconda stagione, altro spoiler, scusate ma non posso farne a meno per parlare di queste cose, è che alla fine della prima fanno vedere che Hitler è vivo. Quindi la trama della seconda stagione è appunto che devono prendere Hitler e ucciderlo, ok? Nella prima stagione la trama regge molto, perché? Perché penso abbia uno degli inizi di serie più belli degli ultimi anni, in cui si vede proprio il mostro nazista, gli occhi iniettati di sangue, i discorsi dei nazisti sono veramente affascinanti in un certo senso, cioè è proprio il cattivo fatto bene. E la prima stagione appunto parla anche di molti dei più grandi nazisti che hanno partecipato all'olocausto e di come si divertivano ad uccidere gli ebrei e poi li vanno a vendicare. E è figo anche perché appunto ti fanno vedere tutti questi modi anche molto fantasiosi con cui i nazisti si divertivano e poi naturalmente si vendicano facendogli tipo il doppio. Nella seconda invece è una merda. Perché? Perché cosa faranno secondo voi? Porteranno avanti dei personaggi che sono stati introdotti bene e che avevano un futuro davanti? No! Riprenderanno Al Pacino. Perché? Perché Al Pacino deve starci. Così la gente dice: ah, la serie con Al Pacino, me la guardo! E quindi fanno una marea di flashback di merda e fanno anche morire un sacco di personaggi che potevano avere un futuro molto carino. E invece, così, boom, fanculo. L'abbiamo introdotti, così ci rimanete male. Fine. Per di più, il flashback, voi direte, perlomeno serve a qualcosa. No, non serve a un cazzo. Serve solamente a far mettere Al Pacino nella serie. Perché non è per nessun modo correlato al resto della storia, cioè il fatto che nella seconda devono uccidere Hitler. Non c'entra un cazzo con quella storia, sono distaccate. C'è anche a dir la verità un altro flashback di una casa di vecchi che nasconde gli ebrei. Arrivano le SS e questa casa, diciamo che è progettata per uccidere tutte le SS che entrano. Perché questo qui era un architetto, insomma, non ho capito. Cosa c'entra? Un cazzo, è un flashback di tipo due puntate che non ha senso. Non ha proprio senso con il resto della storia. Cioè, praticamente nella seconda stagione
4 puntate su 8 non servono alla storia della seconda stagione. Quindi metà stagione serve un cazzo. Se tu poi continui, naturalmente, perché lo continuerai, scoprirai che per 2 stagioni ti hanno detto che la giustizia non funziona, perché non possiamo assicurare i nazisti alla giustizia, non verranno mai imprigionati, sanno tutto quelli, gli americani, sanno tutto, l'FBI, la CIA, sono coinvolti e quindi vogliono che rimanga una cosa insabbiata. Ok? Che cosa fanno secondo voi quando trovano Hitler? Lo ammazzeranno, no? Come hanno fatto con tutti gli altri? No. Lo portano in tribunale. Per tutte le 2 stagioni. Tu mi hai detto che la giustizia non funziona e quindi ve la dovete fare da soli e all'ultimo lo portate in tribunale. Che cazzo di senso ha? Per fortuna, e dico per fortuna, Hitler è comunque un bambino capriccioso ed è stato reso benissimo e quindi in tribunale si fa sfuggire delle cose e poi alla fine sbotta e dice vabbè fanculo, odio tutti, sì l'ho fatto e tutto il resto. Come giudico la trama? La prima stagione secondo me è pressappoco perfetta, la seconda, come ho detto, metà è da buttare nel cesso e l'altra metà dà importanza a delle cose e fanno delle scelte che secondo me non hanno senso. Personaggi buttati, come ho detto, tutte cose, quindi come trama io gli do un 7, perché comunque non mi va di penalizzare troppo la prima stagione, perché comunque è un livello molto alto secondo me. Passiamo ai personaggi. I personaggi sono 5, diciamo, quelli di cui devo parlare. Jonah, che è bello perché fanno vedere come il personaggio si evolve nella situazione e quindi all'inizio è un ragazzino che mette nei guai la squad perché la squadra è fatta di assassini e lui è solo un poppante, tra virgolette, un 17enne, mi pare che ha tipo 17 anni. E quindi fa casini, è emotivo, si spaventa. Se vede un corpo sbratta, perché naturalmente non ha mai visto un tizio morire. Tutte cose che hanno senso. E poi nella seconda invece ormai ci ha fatto l'abitudine, è diventato un killer. Ci può stare. Ci può stare. Cioè comunque lo fa da tipo 5 anni, perché è 5 anni dopo la seconda. Perché no? Secondo personaggio, Al Pacino. Lui, diciamo che ecco, nella prima stagione fa il suo lavoro. Fa il lavoro della guida, cioè guida Jonah verso la giusta strada, anche se poi alla fine si scopre che lui è il cattivo, comunque ha un senso la sua scelta, perché lui comunque è pentito e diciamo che il fatto che poi Jonah scopre che lui è un cattivo è anche uno sbaglio da parte sua, non è che l'ha voluto fare, perché magari lo voleva anche fare, però naturalmente dopo aver ucciso gli altri nazisti. E diciamo che ecco, nella seconda rimane quello che è, ci sta. Il problema è che non serve a niente, perché quei flashback, come ho detto, sono completamente staccati dalla trama principale della seconda stagione e mi sta introducendo un personaggio che è morto, quindi c'è più, che cazzo me frega. Comunque andiamo avanti. Terzo personaggio, un ragazzo neonazista, veramente fico, che è, cioè, Jeffrey Dahmer in confronto, levate proprio. Questo qui sì che è un matto scocciato. Mi pare che ha problemi con i genitori. È uno veramente che fa discorsi che dici proprio, questo è un nazista doc, proprio così. E secondo me regge veramente botta. Non è un personaggio importantissimo per quanto riguarda questo, però regge bene il suo ruolo. Cioè il ruolo del tizio che pia e ammazza tutti, quindi ci sta, è figo. Poi il quarto personaggio, Eva Braun, che per chi non lo sa è la ragazza, la compagna di Hitler, che qui nella prima stagione si vede come essere il capo del nuovo partito, diciamo. E naturalmente ti fai 2 domande, perché come fa a essere un capo di un partito nazista una donna? Infatti perché dietro c'è Hitler. Però lei
regge e botta, è carismatica, sa fare le cose, comunque non è per niente stupida, si dà da fare. L'unica sua debolezza è appunto questo suo amore e odio verso il Fiowa. E poi ultimo personaggio, Hitler. Hitler fatto benissimo, devo dire, forse è l'unico personaggio della seconda stagione che regge veramente tanto, perché hanno sia fatto vedere il suo lato da bambino capriccioso e sia il suo lato da uomo carismatico, perché comunque, ragazzi, dobbiamo dirlo, se ha avuto così tanto successo negli anni 30 in Germania, oltre alla situazione in cui c'era in quel tempo, che c'era in quel tempo, tutto il resto, sicuramente è perché era uno che la folla la sapeva prendere. Ma allo stesso tempo hanno fatto vedere anche, appunto, la sua pazzia, il suo essere completamente sconnesso. Il fatto che comunque alla fine si fotte da solo in tribunale perché è talmente orgoglioso, talmente che confessa perché lui è felice di quello che ha fatto, anche se ci ha provato a cercare di essere innocente, anche se, cioè, insomma, per me il tribunale doveva fare tipo questo. Quali sono le accuse? Beh, Hitler, colpevole. Alla fine, voglio dire, non è che c'è chissà che cosa da dover dimostrare, però comunque andiamo avanti. Obiettivo, per me l'obiettivo era portare una serie trash che, come posso dire, portasse, beh, è una cazzata l'obiettivo in sé per sé, perché comunque, per davvero, cioè, penso che sia anche tratto da un fumetto. Sembra una serie fumettistica di supereroi ebrei che vanno ad uccidere i nazisti in America, tipo vigilanti ebrei, tipo i Batman, ok? Che vanno a corcare di botte i nazisti. Ci sta, è divertente, la prima regge benissimo e la cosa divertente della prima sicuramente non è la trama principale, ma è scoprire come uccideva tutti quanti il prossimo nazista, perché è inutile dire di no. Le cose estreme sono le cose che comunque interessano al pubblico. La fantasia di questo male è quello che poi ti fa proprio dire, anche ti disgusta in un certo senso, però ti incuriosisce. E quindi era figo appunto vedere come i buoni poi cacciavano i cattivi, ti raccontavano la storia di questi cattivi. Mentre nella seconda l'obiettivo penso sia allungare tutto quanta la serie con del piscio, come diciamo sempre. Quindi l'obiettivo, devo dire, ho sbagliato, non ho detto il voto dei personaggi che è 8. Obiettivo invece, devo dire un 7, dai. Voto finale 7 e mezzo. Penso che, vista la seconda stagione, 7 e mezzo per ora sia abbastanza azzeccato. E vediamo come se la cavano con la terza. Speriamo che non facciano ancora più schifo, magari risollevando un po' le cose, visto che, piccolo spoiler, alla fine della terza il cattivo principale, cioè alla fine della seconda per la terza il cattivo principale probabilmente sarà il ragazzo neonazista americano che ho detto matto scocciato, e quindi mi aspetto grandi cose da questo qui, perché comunque è un bel personaggio, bello veramente freddo, cioè ghiacciato, e te lo guardi proprio così, spaventato in un certo senso. E quindi speriamo che lo coinvolgano bene in questa serie. Ci vediamo venerdì con il doppiaggio di Hunters.